Ciao, sono Vali El e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al massimo con la vostra voce. Volete essere più intonati e precisi quando cantate? Allora questo video è per voi, perché vi darò un esercizio semplice ed efficace che potete fare su ogni canzone per migliorare l'intonazione ed essere ancora più precisi. Oggi la tecnologia permette di correggere anche grandi errori di intonazione nei dischi con il famoso autotune, ma poi dal vivo non ci sono scuse. Se un cantante non è preparato o ha delle lacune tecniche, si sentirà e come. Certo, qualche errore dal vivo può capitare, magari qualche nota non proprio perfetta, ci sta. D'altra parte lo strumento voce è umano, quindi fallibile. Non è un pianoforte dove se schiacci un tasto la nota è sempre quella, esattamente quella, anche se tu magari stai male o sei senza energia o senza voce. Ma quello che possiamo e dobbiamo, e sottolineo dobbiamo assolutamente fare, nel rispetto del pubblico che ci ascolterà, è arrivare sul palco sempre super preparati e affrontare tutte le incertezze di intonazione prima, studiando con esercizi specifici e mirati. Quindi eccovi un esercizio facile che potete fare su ogni canzone per migliorare l'intonazione fin da subito e per essere ancora più precisi. Facciamolo insieme. Prendete il testo di una canzone che avete già cantato e sulla quale volete essere ancora più precisi e intonati. Per esempio, io ho scelto per questo esperimento Come saprei della Grande Giorgia e voglio lavorare un pochettino sull'intonazione nella parte iniziale del ritornello. Cominciamo ad eliminare da questa parte della canzone sul testo tutte le consonanti, lasciando soltanto le vocali. Ora proviamo a cantare il pezzo solo con le vocali, facendo molta molta attenzione all'intonazione. Magari se il testo è in inglese può aiutare a prendere qualche appunto sull'esatta pronuncia delle vocali, magari per facilitarsi un po'. Ci esercitiamo solo con le vocali per un po', finché non ci sentiamo vocalmente più sicuri e cantiamo senza difficoltà tutte le note. Poi, però, rimettiamo le consonanti al loro posto. Quindi usiamo il testo originale e proviamo a cantare. Vedrete che a questo punto sarete molto, molto, ma molto più precisi e intonati di prima. Togliendo le consonanti e concentrandoci solo sulle vocali, si può curare bene, meglio l'intonazione e scoprire dove c'è più bisogno di migliorare, perché le note sulle quali noi effettivamente cantiamo e vocalizziamo e dove siamo intonati, quindi, oppure stonati, sono proprio le vocali e non le consonanti. Registratevi e riascoltatevi per capire su quale passaggio potete ancora migliorare e soprattutto ricordatevi di non cedere alla tentazione di scandire, articolare troppo le vocali, quindi cercate di mantenere fluidità e naturalezza nel suono, aprendo la bocca in modo simile su tutte le vocali e rilassando la mandibola anche durante gli esercizi. Trovate la spiegazione di questo argomento nel mio video sulla voce di petto. Dategli un'occhiata, il link ve lo lascio qui sotto in descrizione. Mettete in pratica questi consigli e vi sorprenderete di come la vostra intonazione migliorerà. Non vedo l'ora di sapere i vostri progressi, raccontatemeli nei commenti qui sotto, mi raccomando. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e condividete. Venite a trovarmi su www.valiel.com e iscrivetevi alla newsletter per altri consigli sul canto e per ricevere contenuti esclusivi e aggiornamenti personali da me, che condivido soltanto via mail. Dai voce ai tuoi sogni, perché i tuoi sogni e la tua voce sono unici come te. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao!